Dal lunedì con la ripartenza dell'attività di alcune aziende per quanto riguarda il trasporto pubblico locale ci aspetta una sfida molto complessa. La domanda salirà e i mezzi pubblici avranno invece una capacità ridotta di circa un quarto, causa il rispetto del distanziamento per far fronte al rispetto delle norme sanitarie. Per far questo la Regione si è confrontata con le aziende. Per quanto riguarda i treni, l'offerta salirà dal 30% al 55% di quella ordinaria, con l'aumento di 100 treni rispetto ai 256 che attualmente stanno facendo servizio in Toscana. Per quanto riguarda invece la gomma, il servizio passerà dal 50% all'80% circa. Raccomandiamo a tutti quelli che vorranno salire su un mezzo pubblico di utilizzare la massima disciplina, di rispettare questa limitazione dei posti che sarà segnalata su ogni mezzo, di presentarsi muniti di mascherine e possibilmente anche dei guanti a tutela della salute loro e a tutela di quelli che saranno i compagni di viaggio. Contemporaneamente abbiamo chiesto la massima collaborazione ai sindaci, ai prefetti, perché si possa utilizzare la polizia locale, perché si possa magari far ricorso al volontariato legato alla protezione civile per aiutare il personale delle aziende per fare supervisione, per aiutare situazioni che si dovessero presentare come troppo affollate in alcune fermate o in alcuni nodi di interscambio. Inoltre sarà necessario pensare a rimodulare quelli che sono gli orari di vita e di lavoro delle città, dei territori, pensando ad un cadenzamento dei turni di lavoro delle aziende. La prova difficile arriverà soprattutto quando ripartiranno le scuole. Anche in questo caso ci sarà bisogno di avere degli orari cadenzati e degli orari scaglionati, che altrimenti, se dovesse permanere questa limitazione di carico, sicuramente non potremmo soddisfare l'offerta. In più, nella ordinanza che il Presidente Rossi sta predisponendo, chiediamo anche di favorire il trasporto gratuito dei monopattini o delle biciclette nei mezzi di trasporto pubblico, proprio per favorire l'utilizzo di questi strumenti di mobilità che sono assolutamente non impattanti. È una sfida difficile che dobbiamo cercare di affrontare, di monitorare giornalmente, venendo incontro a quelle che sono le segnalazioni dell'utenza, venendo incontro a quella che è la richiesta di trasporto e di mezzi, finché essi sono disponibili, ricorrendo in casi eccezionali anche all'utilizzo di mezzi come gli NCC, i bus turistici oppure i taxi, ovviamente solo in una situazione eccezionale e straordinaria come quella dell'emergenza sanitaria attuale. Se ci sarà una collaborazione, se ci sarà il senso civico e un po' di pazienza da parte dei cittadini che dovranno salire sui mezzi, è una sfida che affronteremo insieme e che probabilmente potrà darci anche la possibilità di essere affrontata con risultati positivi. Importante è collaborazione, rigore tra le istituzioni con i cittadini. È un altro passaggio importante. Da lunedì ripartiamo.